Buongiorno, mi chiamo Viviana Ghizzardi e oggi vedremo insieme un esercizio di irrobustimento della schiena e parallelamente di equilibrio. Per eseguire questo esercizio abbiamo bisogno di una superficie rigida su cui appoggiarci. Ricordatevi però di usare comunque un tappetino o qualcosa da porre tra le ginocchia e il pavimento. Ricordate inoltre che se le ginocchia vi fanno male appoggiandovi in questo modo, potete provare ad eseguire gli esercizi, ad esempio, sul materasso. Certo, la questione dell'equilibrio diventerà un pochino più complicata e così avremo le ginocchia tranquille, un pochino più di stimolazione sull'equilibrio. Dunque, assumiamo la posizione quadrupedica, ovvero con le ginocchia esattamente sotto la linea dei fianchi e separate tra di loro come la misura dei fianchi e le mani appoggiate bene sul pavimento, con i polsi esattamente sotto la linea delle spalle e le mani separate tra di loro come la misura delle spalle. Come sempre vi ricordo che se avete fastidio ai polsi in questa posizione, potete eseguire l'esercizio appoggiando al posto delle mani i gomiti. In ogni caso ricordatevi di tenere la parete addominale un pochino attivata, tirando indietro l'ombelico per avere la schiena bene piatta. Ora, mantengo lo sguardo rivolto verso il pavimento in modo che il collo sia allineato con la colonna vertebrale. Inizio a distendere indietro una gamba e poi a ripiegarla portandola verso il petto. Evito di appoggiare il ginocchio a terra ogni volta e per cui distendo la gamba e poi la ripiego. Distendo la gamba e poi la ripiego. Attenzione! Non scalcio mentre stendo la gamba e soprattutto evito di andare eccessivamente in alto. Il tallone arriva al massimo sulla stessa linea del gluteo. Mentre faccio questo esercizio, tengo sempre gli addominali bene attivati ed espiro mentre distendo la gamba. Se durante l'esecuzione dell'esercizio doveste cominciare a sentire fastidio o dolore alle braccia, al collo, alle spalle, oppure fastidio al ginocchio o alla zona lombare, interrompete immediatamente l'esecuzione. Altrimenti eseguite almeno 10 ripetizioni prima di lavorare poi l'altra gamba. A fine dell'esercizio vi consiglio di allungarvi per un istante in questa posizione. Buon lavoro!